Un cartellone per tutti i gusti tra eventi di musica, arte e cultura, senza tralasciare iniziative di sport e solidarietà. Si presenta così la seconda edizione del festival MACBOT, il cui programma ufficiale è stato illustrato ieri a Biceglie nell'elegante cornice del caicco in mogano Yasemin Sultan, ormeggiato da alcune settimane sulla Darsena di Nord-Ovest. Interamente concepito e promosso da Biceglie a Prodi, con il patrocinio del comune di Biceglie, nonché delle Accademie delle Belle Arti di Foggia e di Bari, il festival mira a confermare i lusinghieri riscontri dello scorso anno, consolidando il riqualificato porto quale autorevole polo culturale e turistico ricettivo. Il primo evento della rassegna è in calendario oggi con la presentazione del progetto Sculture di Strada, sotto la sapiente regia del professor Pietro De Sciscio. Alla curatrice della sezione arte del MACBOT, Federica Claudia Soldani, il compito di anticipare alcuni tra i principali appuntamenti. Vogliamo rendere Biceglie uno spettacolo vivente. Il Museo a Cielo Aperto è un progetto che nasce dall'anno scorso e si sviluppa e si continuerà a sviluppare negli anni perché è in progressione. Quest'anno avremo l'onore di installare l'opera di Michele Giangrande, un noto artista contemporaneo, lui è pugliese. Ci sarà anche un'opera scultorea murale di Alcune Pietro De significative Sciscio conferme, e ovviamente noi tante. puntiamo su Hai un museo artisti all'aperto locali. perché? Gradita conferma dell'edizione 2020 del MACBOT saranno gli incontri denominati Urban Talk, coordinati dal curatore d'arte contemporanea Alexander Larrarte e dall'architetto Ester Tattoli. E mai come quest'anno è importante mettere l'uomo al centro dell'attenzione. Quest'anno ci soffermeremo soprattutto su una tematica unica a differenza dell'anno scorso, dove sono state affrontate tre tematiche in tre serate diverse. Invece quest'anno sarà una tematica unica con degli esperti e dei tecnici diversi per ogni serata. Così come La avevamo tematica qual è? La l'abitudine tematica di quest'anno parlerà proprio del rapporto tra il luogo privato, che può essere quello di casa o del lavoro, con il luogo pubblico. Alla conferenza di presentazione ha preso parte anche il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Buonasera a Angarano, tutti, soffermatosi sulla benvenuti qualità del cartellone e sul alla rassegna dinamismo degli dell'edizione organizzatori del scorsa festival di MACBOT Biceglie, nonché all'interno di degli un'estate accadimenti biceglese delle che sarà Accademie inevitabilmente delle Belle condizionata dalle misure post-Covid. Questa nuova visione dell'area portuale, quindi una riqualificazione, un rilancio di tutto questo scorcio bellissimo che però doveva essere funzionalizzato al turismo e quindi in funzione di uno sviluppo anche socio-economico importante della città. Quest'anno avremmo voluto confermare e addirittura migliorarci, purtroppo l'emergenza sanitaria non ci consentirà tutto questo, ma offrire magari uno spettacolo sicuro di un'altissima qualità per poter, ecco, lanciare anche il messaggio a tantissima gente, a tanti turisti, di ritornare magari con ancora più voglia l'anno prossimo, dove speriamo di poter finalmente realizzare questa vocazione turistica di Biceglie nel massimo delle sue potenzialità.